CIGEP 2023 continua la fiera del successo, perché dobbiamo ormai chiamarla così dal momento che abbiamo raggiunto nuovamente i fasti del 2020, i numeri pre-Covid. Continua allo stand di Evoca Group e siamo con Paolo Ghidotti, il responsabile in capo del business e per l'area OCS e soprattutto per l'area Horeca. Paolo, sei il benvenuto. Grazie, grazie a voi per questa opportunità, grazie di avermi aspettato, perché veramente l'affluenza di questi giorni è stata incredibile. Abbiamo ricevuto tantissimi clienti dall'Italia e dall'estero soprattutto, e questa fiera si sta confermando veramente un appuntamento fondamentale per il nostro settore. Devo dire che siamo tornati ai livelli pre-Covid, in termini di affluenza, di interesse dei clienti. È un mercato veramente in salute dopo i due anni e mezzo di difficoltà che abbiamo superato. Davvero in questi giorni abbiamo rivisto tantissimi partner, tantissimi clienti, tantissima gente che è venuta a trovarci. Siamo veramente soddisfatti di aver partecipato a CIGEP e di essere qui, e davvero anche in termini di opportunità di business, di progetti per il futuro e così via, ne stiamo creando davvero tanti, quindi siamo veramente soddisfatti. Grazie ancora di avermi aspettato. E allora parliamo di quelle che sono le novità di questo CIGEP 2023. Voi, così come tantissime altre aziende, in modo un po' prudente avete presentato le stesse cose, più o meno con qualche piccola innovazione tecnologica, che avete presentato nel corso dell'anno 2022 in attesa della grande fiera di ottobre 2023 OS. Oggi Evoca Group ha presentato una serie di aree specifiche dedicate all'Horeca e all'OCS, anche con una divisione di appunto micro aree geografiche. Sì, hai assolutamente ragione, perché c'è il momento di innovare e poi c'è il momento di confermare e di consolidare, e noi siamo proprio in questa fase, quindi già in alcuni appuntamenti precedenti avevamo presentato delle novità sotto forma di prototipi, di concept. Oggi invece quello che presentiamo qui è assolutamente disponibile per il mercato. Come dicevo prima, abbiamo parlato con i clienti già di nuovi progetti che stiamo lanciando con loro, di personalizzazioni, di customizzazioni, e quindi tutto quello che oggi presentiamo a CIGEP è disponibile ed è già disponibile sul mercato. Parliamo di brand. Sì, allora sostanzialmente siamo presenti con i nostri principali brand. Innanzitutto, come sapete, noi abbiamo una gestione multi-brand, quindi sostanzialmente sotto il Evoca, sotto il gruppo Evoca, gestiamo diversi brand a seconda delle diverse linee di prodotto e dei diversi segmenti di mercato. Innanzitutto partiamo con Saeco, che è il brand che noi dedichiamo principalmente al settore dell'OCS, quindi degli uffici, con delle piccole macchine super automatiche. E proprio negli ultimi due anni abbiamo lavorato molto sul rinnovo della gamma Saeco. Abbiamo appena lanciato due nuovi modelli, uno si chiama Royal e l'altro è Magic, che abbiamo presentato l'anno scorso proprio nel secondo semestre, e siamo entrati proprio nell'ultimo trimestre, abbiamo iniziato le vendite di Magic, e sono soluzioni per i piccoli uffici ma con macchine assolutamente professionali, perché sono macchine che hanno una componentistica all'avanguardia, che hanno una solidità importante per un numero di battute importante negli uffici, e sono soluzioni sempre che proponiamo sia in versione solo caffè oppure caffè con latte, latte fresco, perché in questo settore il latte fresco è sempre più importante. Infatti, se pensiamo al latte fresco, dobbiamo immediatamente andare a parlare di Horeca, quindi parlando di super automatiche, noi nel segmento delle super automatiche siamo presenti sia con il brand Necta, quindi qui presentiamo Calea e Calea Plus, sia con il brand Gaggia per il top di gamma, e qui abbiamo Solare e Radiosa, e qui arriviamo veramente al massimo della tecnologia disponibile sul mercato in termini di gestione del latte fresco. Parlavo di Gaggia, e quindi chiaramente ci dobbiamo poi spostare sul settore delle macchine tradizionali.
alle nostre spalle vedete alcuni modelli, qui presentiamo praticamente tutta la gamma di Gaggia per quanto riguarda le tradizionali, in particolare partiamo dalla nostra ammiraglia che è la Reale, che è disponibile sia in due gruppi che in tre gruppi e con diverse configurazioni. Abbiamo poi ovviamente la giusta, la decisa e la precisa, ma vorrei soffermarmi un attimo sull'ultima arrivata che è la Dia, che è una macchina monogruppo che noi abbiamo appena lanciato e di fatto è destinata a un segmento professionale assolutamente, ma che ricade anche in certe locazioni che possono essere definite per gli home barista, cioè per i grandi appassionati di caffè che vogliono portarsi una macchina professionale nella propria casa. E qua si chiude il cerchio, perché alla fine ritorniamo con quello che stavamo dicendo prima a proposito delle macchine di Saeco super automatiche, che sono borderline tra il segmento professionale e il segmento domestico. Ecco, come vedete a 360 gradi noi copriamo un po' tutti i segmenti di mercato del mondo professionale, dell'OCS e dell'Oreca a livello mondiale, e quindi dal nostro punto di vista davvero speriamo in questa occasione ancora di confermare per l'ennesima volta di avere una risposta a tutte le domande che i clienti ci possono fare. Paolo, tu sei anche il presidente della European Vending Association, l'associazione europea che raccoglie tutti i più grossi operatori del vending, parliamo di 26 nazioni. In tutta Europa nell'ultimo anno ci sono stati dei serissimi problemi di reperimento della componentistica e al tempo stesso di prezzi, di quotazioni che hanno fluttuato moltissimo, addirittura certo, giorno per giorno. Sì. Hai dunque un panorama, un osservatorio davvero molto attento e molto autorevole. Anche Evoca Group immagino sia stata vittima di questa problematica, così come tutti i fabbricanti europei. Sì, allora è chiaramente innegabile che il 2022 è stato un anno veramente difficile in termini di gestione della supply chain, gestione della produzione e quindi approvvigionamento delle macchine nei tempi corretti, nei tempi richiesti dai clienti. Però devo dire che dopo alcuni momenti di difficoltà siamo assolutamente riusciti a gestire al meglio la supply chain, l'approvvigionamento dei materiali e a dare continuità alla nostra produzione. Quindi abbiamo cercato di trasformare anche questa difficoltà esogena dettata dal contesto macroeconomico del mercato in un'opportunità, chiaramente verso i nostri concorrenti. Grazie anche alle nostre economie di scala siamo riusciti a gestire l'approvvigionamento dei componenti verso particolari fornitori e quindi di conseguenza abbiamo minimizzato i disagi per i nostri clienti. Oggi di fatto questo è un problema che noi riteniamo ormai risolto, alle nostre spalle abbiamo disponibilità di tutte le macchine, siamo in produzione con le macchine, non ci sono problemi di disponibilità e di quindi le macchine sono assolutamente disponibili per il mercato, a stock, per cui ecco, ce lo ricordiamo con un problema ormai superato. Abbiamo superato i venti di burrasca. Assolutamente sì, ma tra l'altro credo che ormai la burrasca, tutti lo vogliamo sperare, sia un po' alle nostre spalle, anche a livello europeo ne parliamo spesso in associazione a Bruxelles, ci sono tanti segnali positivi, di trend positivi per il prossimo futuro e quindi davvero riteniamo che in un settore come questo, che è assolutamente sano, che presenta dei trend di crescita importanti nel prossimo futuro, riteniamo che davvero ci siano tante opportunità sulle quali potersi concentrare e ci sia davvero spazio un po' per tutti. Paolo, grazie per la collaborazione e anche per la precisazione dell'ultima domanda legata alla componentistica. Grazie per la collaborazione, ci rivediamo a questo punto a Ost. Assolutamente sì, grazie a voi per l'opportunità e per questa intervista e magari adesso ci prendiamo un caffè da una macchina Gaggia. È arrivato il momento. Grazie ancora, grazie, saluti a tutti, grazie mille.